Improvvisare è l'arte di comporre qualcosa senza premeditazione. Creare qualcosa, insomma, mentre la si esegue, in maniera del tutto spontanea, con inventiva però e facilità. Diceva Jimi Hendrix, basta una serie di note, il resto è improvvisazione. Parlare è di per sé improvvisazione, come recitare, comporre musica. È frequente però il fatto che insito dentro il concetto di improvvisazione ci sia qualcosa di negativo, relativo alla mancanza di studio, alla frettolosità, persino alla faciloneria. Ovviamente non è così, perché l'improvvisazione è un'arte che ha accompagnato tutte le fasi della storia della musica. Per Fausto Caporali, protagonista della puntata di questa sera delle storie, un diploma in organo e in composizione organistica al Conservatorio di Milano, l'improvvisazione è tutto. Lo conosceremo. Capiremo con lui quanto è importante l'improvvisazione, in cui risiederebbe, secondo Caporali, tutta l'autenticità di un musicista. Lui, musicista, rispetto all'improvvisazione, mosca bianca rispetto a tanti suoi colleghi. Lo conosceremo, lo sentiremo suonare. Ripercorreremo la sua carriera e i luoghi in cui si è, se possiamo così dire, formato professionalmente. Persico d'Osimo, Quistro, San Sigismondo, dove ci troviamo adesso, per finire con la Cattedrale di Cremona. Ma prima sentiremo suonare il padre a Persico d'Osimo, il padre Franco. La puntata delle storie di questa sera comincia da lì. Buon viaggio. Fausto era piccolino e veniva con me sull'organo e già si interessava di musica, piccolino, non so quanti anni, 7, 6. Ha cominciato a suonare un armonium e faceva già bene. Thank you.
su questo strumento che ho suonato per parecchio tempo quando ero bambinetto. Ho provato i primi entusiasmi. Già mio padre mi aveva accompagnato verso l'organo, mi aveva fatto balenare della grande musica, e qui io ho cominciato a praticarla con periodicità, con lavoro e con metodicità. E proprio questo suono così calmo, così profondo, che ho cominciato ad amare due cose: il suono morbido, il suono vellutato, l'improvvisare, perché su questi strumenti occorre nella pratica sapersi muovere in maniera estemporanea, e poi l'amore per la liturgia, perché io ogni domenica entravo in questa chiesetta e mi trovo adesso a riprovare sensazioni che avevo dimenticato, un po' come la Madeleine di Proust, per cui sono tante sollecitazioni, e proprio questo strumento che è nell'esatta posizione in cui lo trovavo all'epoca, con lo stesso panno, mi sedevo e arricchivo la liturgia. Nelle mail che ci siamo scambiati per organizzare questa registrazione, lei mi ha scritto: nella vita dei musicisti c'è poco da romanzare. Poi leggo: studi a Parigi, concerti all'estero, corsi di improvvisazione internazionali. Quindi, insomma, qualcosa nella vita del musicista di romanzo c'è. Sì, è soprattutto un romanzo interiore, perché fatti eclatanti non ne succedono praticamente mai. Un conto è la vita di Liszt, di un Paganini, anche negative quella di un Schubert, per dire, per cui si potrebbero raccontare cose. Per la stragrande maggioranza dei musicisti sono tutte vicende proprie. È vero che sono grandi esperienze. Io penso che il musicista abbia bisogno molto di tranquillità, perché la realtà, in realtà, la troviamo nella sua musica. Cioè, la musica di Schubert ha l'orecchio sulla sua epoca, ma in maniera, come dire, irriflessa, per cui sicuramente nella musica che ho composto c'è la mia epoca, io voglio che ci sia.
sarebbe difficile da raccontare, da rendere, come dire, legarla a un aspetto. Ma in Schubert e nei grandi musicisti, oltre ad esserci la musica della sua epoca, c'è anche la musica di se stesso. Indubbiamente, questo è la genialità del musicista, cioè quello che lui aggiunge di originale rispetto alla sua epoca. In realtà, se andiamo a vedere nella contemporaneità, Schubert era un perfetto sconosciuto, Beethoven era quasi un perfetto sconosciuto, all'esecuzione della Nona Sinfonia a metà concerto la gente se ne andò perché non capiva la sua musica, ma a posteriori noi vediamo che c'è qualcosa di differente. Per fare un esempio, tutta la musica rock è un calderone pressoché identico, ma i Led Zeppelin sono arrivati prima di altri e hanno dato, come dire, un impulso differente, ma loro non hanno cambiato una leggerissima cosa rispetto ad altri. I Beatles, perché hanno segnato un'epoca, perché hanno detto quella cosa leggermente differente da tutti gli altri. Gli altri facevano cose normalissime, loro sono arrivati con la canzoncina piacevole, immediata. Certo, che la rende a suo modo unica. Esatto, per cui io trovo che la genialità di Beethoven è la stessa genialità dei Beatles, la stessa genialità. Solo in epoche diverse. Ognuno parla la sua epoca. Potrei aggiungere qualcosa di un po' più forte. Potrei dire che la musica di Beethoven non parla alla nostra epoca, per cui non mi stupisce che ai concerti di Beethoven o di musica classica ci sia così poco pubblico e che le rassegne di musica classica sono in perdita, perché è una scelta politica quella di finanziare la classica, perché ovviamente è cultura, ma in realtà se si lasciasse al mercato non reggerebbe ma neanche una stagione. Questo suono vi fa sentire la maestosità dell'organo. Qui abbiamo uno strumento fantastico, uno strumento storico, siamo in San Sigismondo. Questo splendido strumento è composito, ha una parte antica, cinquecentesca, e una ottocentesca, Maineri, da una parte, sedimentato con un Vincenzo Acerbis. Come funziona un organo? È abbastanza semplice perché nel momento in cui noi accendiamo il motore, nella parte retrostante si alza un mantice, viene immagazzinata dell'aria che viene tenuta sotto pressione. Quest'aria si porta al di sotto di una fila di canne quando inserisco un registro. In questo momento ho il principale, si chiama così perché è un registro su cui si basa lo strumento, e le canne sono predisposte. Nel momento in cui abbasso il tasto, una semplice leva si abbassa, il ventilabro, e fa passare l'aria dentro la canna. Semplicemente l'aria entra dalla base, dal foro della base, si crea un vortice all'altezza dell'apertura che si chiama luce, e questo vortice crea il suono. La particolarità dell'organo è che noi abbiamo tanti suoni, questo è quello fondamentale, delicato.
Posso inserire qualche armonico e lo rendo più squillante, più brillante. Posso cambiare tipo di registro e passare per esempio al flauto. Una piccola rarità, il cariglione, che è l'effetto di campanella. Vado al tutti. E questo è l'organo. Ieri l'organo è stato uno degli strumenti più importanti della nostra musica. Ha avuto grandi fortune, ha avuto grandi musicisti e a buon diritto è stato un capitolo molto significativo della storia della musica. Oggi lo strumento è in crisi come tutto il comparto, chiamiamolo così, della musica classica, cioè in buona sostanza una crisi di identità, perché per dire qualche ragione fra le molte, il senso del sacro in qualche modo si è affievolito e il suono dell'organo, così carico, così denso, così ricco di storia, così importante, così sontuoso, fa fatica a ridurre la sua voce. Questo perché la contemporaneità oggi vuole le cose dette, le cose semplici, le cose comunicate da persona a persona, e l'organo è uno strumento che dice le cose in maniera grandiosa. Il futuro sta a noi deciderlo. Io sono convinto che sia a livello di liturgia l'organo ha ancora cose da dire, ha molte cose da dire, purché nella mia ottica l'organista si rinnovi e trovi la sua ragion d'essere di volta in volta differente nella liturgia che va a commentare. Non c'è differenza ideale tra una canzonetta d'oggi e un'opera di Verdi, perché entrambe sono figlie della propria epoca, sostiene Caporali. Una frase significativa, importante, forse ancora di più una convinzione da cui Caporali prende le mosse per restare con la sua musica agganciato alla sua epoca e ai suoi tempi. Di qui le collaborazioni con Antonella Ruggero dei Mattia Bazar, con il pianista jazz Erminio Cella, con il trombettista Fabrizio Bosso e con il sassofonista Gianluigi Trovesi. Innanzitutto sono delle unicità in Italia, perché nessuno ha mai pensato di attivare questi incontri, ma io sono convinto che la musica sacra, la musica organistica e in generale la musica del versante colto può rinnovarsi se cerca queste collaborazioni con musicisti che secondo me sono di levatura straordinaria. Maestro, lei ci ha detto che il suo obiettivo era quello di portare il repertorio virtuosistico internazionale a Cremona, cercando di aggiornare i linguaggi musicali al giorno d'oggi. Certo. Cosa che in pochi ci ha detto fanno. Qual è quindi, le chiedo, i limiti
dei musicisti di oggi? Sì, ristringendo i musicisti e gli organisti. Sì, il limite è che spesso non c'è una formazione internazionale, e perché costa, perché ci si confronta con altissimi livelli, bisogna mettersi in gioco ed è sempre una cosa non semplice. Secondariamente perché ci si adagia su un repertorio semplice, d'effetto. Ed eccoci in Piazza del Duomo a Cremona, ultima tappa di questo viaggio musicale. Alle mie spalle la maestosa cattedrale. Perché ci troviamo qui? Vi chiederete. Perché Fausto Caporali, che ci sta aspettando in chiesa, è il titolare del grande organo Mascioni. Costruito nel 1984, il suo iter di realizzazione risale a 10 anni prima, quando l'organista e maestro di cappella Don Dante Caifa fece presente al vescovo di allora la necessità del restauro dello strumento musicale. Ne arrivò uno nuovo circa 25 anni fa, di cui tra pochissimo sentirete la sua voce. La mia esperienza in cattedrale è iniziata nell'86, è tantissimo tempo che sono qui e devo dire con mia grandissima soddisfazione fare qui a Cremona la musica che si può sentire nelle grandi cattedrali di Francia piuttosto che tedesche o americane. Ovviamente è un linguaggio che mi è permesso da questo grandioso strumento, io ho sempre affermato che è uno dei migliori in Italia, e lo strumento è restato fino all'Ottocento con tanti rifacimenti, poi è stato rifatto dal Biroldi all'inizio dell'Ottocento, 1823, e poi il Pacifico Inzoli 1879, utilizzando il canneggio di San Pietro e con tante vicissitudini. Ecco, le canne che vedete qui sono fuse, quella più grande in particolare, fusa in una sola lastra, ed era il vanto di quest'organo e della ditta Pacifico Inzoli che costruì questo strumento. Poi c'è stato un organo elettrico che era collocato nella cantoria di fronte, 1937, Balbiani e Gezzi Bossi, che è quello su cui ho studiato con Don Dante Caifa fino all'età di 16 anni. E proprio Don Dante è quello che mi ha favorito nella mia carriera, che mi ha dato suggerimenti. A lui devo l'aver collaborato da tanti anni qui, a lui sono succeduto nel 2003 e tutt'oggi io svolgo questa mansione con mia grande soddisfazione, soprattutto perché ho la possibilità di fare grande musica, fare musica che apre all'Europa in questa città della musica.